Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Allora, sto improvvisando questo vlog. Infatti ho delle condizioni veramente inguardabili, perché sono appena tornata dalla farmacia, che ho fatto il tampone e finalmente sono risultata negativa. Quindi ho deciso di improvvisare questo vlog e di condividere questo momento di gioia con voi, di esco dalla quarantena con voi. Quindi questo sarà un vlog in cui appunto vi farò vedere quello che farò oggi, appunto, dopo essere uscita da queste praticamente 2 settimane di quarantena. Considerate che non ho organizzato nulla, perché avevo detto: allora, se adesso io risulto positiva e mi sono fatta il programma della giornata, poi mi sento male perché devo disdire tutto. Quindi ho detto: no, non mi organizzo niente. Effettivamente non so cosa farò oggi, quindi veramente è tutto quanto improvvisato. Sicuramente comincerò da sistemare la stanza, che ho abbastanza tralasciato, e questo lo farò insieme a voi. Mi preparerò, mi truccherò, mi farò bella e adesso qualcosa mi inventerò. Nel mentre che sistemavo sono riuscita a trovare un'organizzazione per questa giornata. Ora mi comincio a preparare, cioè sono le 3:30, però comincio a prepararmi, comincio a truccarmi, così realizzo almeno un po' di video, faccio qualcosa nel mentre. Verso le 5 più o meno, 5:30, mi vedrò con Davide. Andremo a fare una passeggiata al centro, non vedo tantissimo tempo, e poi andiamo a cena fuori. Scoprirete poi dove, però se mi conoscete bene, stoppate il video e scrivete nei commenti secondo voi dove andrò a mangiare. Se mi conoscete bene non sarà difficile indovinare. Comunque, per truccarmi ho pensato di farlo nel video con voi, però ci metterò tantissimo. In più devo portare anche tutti i trucchi qua, quindi ho detto vabbè, faccio una diretta su TikTok, che è praticamente la stessa cosa. Quindi comincio una diretta su TikTok e adesso vedete il glow up, perché da struccata passerò truccata. Ok, ecco il glow up. I capelli ancora li devo sistemare, però per il momento li teniamo un attimo così. E ecco il make up, l'ho realizzato in diretta con voi. Molto molto semplice rispetto al solito, perché prima facevo un sacco di cose che ora non faccio più. Forse prima di uscire magari metterò un po' di illuminante sul naso, adesso vedo, non lo so. Volevo anche parlarvi di questo brand qui, che si chiama Vogliata. Ecco il nome, appunto. Praticamente è un brand che collabora con Amazon da, mi sembra, 6 anni. Vende appunto supporti per computer, laptop. Ne sono stati inviati 2 che vorrei testare con voi appunto nel video, visto che adesso ancora devo aspettare perché sono ancora le 4, quindi non ho niente da fare, proviamoli. Che si fissa bene, cioè è fisso, cioè non sembra, però non si sposta, cioè rimane fisso così. E andiamo con la prova definitiva. Ma io direi che regge bene, cioè mi fido, mi sto fidando e direi che funziona. È comodo perché magari se non volete scrivere così, così, non so, magari è più comodo anche per la schiena, diciamo, per una postura un po' più adeguata. Vabbè, si può anche regolare, quindi in realtà si può mettere anche un po' più basso. Stavo pensando che ok, che è per i computer, però stavo pensando che anche per l'iPad non è male. Volete vedere una serie, state un po' più lontani, le mettete qua, cioè molto meglio, no? Beh, fingiamo che sia montato. Ci metto magari questo, che è un po' più leggero, anche perché adesso ci metto 5 anni, penso, a montare una cosa del genere. Vediamo. Beh, attualmente non è montato, però vedete, lo tiene per così. Questo magari, ecco, per l'iPad un po' meno consigliabile, per il computer lo usate da così ed è molto molto comodo. Ok, adesso è il momento di scegliere l'outfit. Ho un'idea in mente più o meno, adesso lo andiamo a verificare, perché non uscendo da un po' non so effettivamente com'è la temperatura di sera.
Quindi io ho in mente questo. Morirò di freddo? Non lo so. Questi li avete già visti. Ancora non l'ho pubblicato il video, però quando pubblicherò questo video il video in questione sarà già uscito. E sono appunto i pantaloncini di Lumina. Se non avete visto vi lascio la i qui. Basta che ci cliccate e andate direttamente. Oh, è andato direttamente al video. Allora, l'idea è la seguente: questi pantaloncini di pelle con le calze sotto nere e sopra un maglioncino. Ora non so se questo a collo alto o bianco, oppure questo qui. Solo che la mia paura è che sia troppo lungo questo, però poi li provo entrambi. Questi stivaletti qui che non metto da un po'. Ok, alla fine ho cambiato outfit perché ho pensato che se vado a dormire da Davide poi non mi posso portare il cambio e sarei dovuta rimanere così, quindi non mi sembrava il caso. E ho scelto un outfit molto colorizzato molte volte, diciamo. Pantalone in pelle, Jordan, maglioncino grigio. Solo che sopra ho deciso di metterci questo giacchetto qui, che è un po' più lungo rispetto al bomberino solito. E niente, mi piace, dai. Allora, noi check. Noi ci siamo rivisti dopo tantissimo tempo. E ora siamo pestare, sì, siamo a... dove siamo? Villa Borghese. No, al Pincio. È uguale. Stavo vedendo il tramonto da qui in modo molto molto romantico. Questa è la felpa che gli ho comprato io in quel famoso video. Non mi sono mai messo. Che vi metto qua se lo volete vedere. Allora, praticamente è successo che avevo bisogno di dei fazzoletti e non sapevo dove comprarli perché non mandava di prendere tutta la confezione con tutti i pacchetti dentro. Quindi ho detto, vabbè, dove possiamo andare? L'unico posto che mi è venuto in mente era Tiger. L'abbiamo presa da Tiger, abbiamo fatto 8 km di via del corso per andare da Tiger. Ora stiamo tornando indietro e andiamocene fuori. Dove andiamo? Lo devo scrivere prima. Ovviamente dove potevamo venire? Al sushi, ho preso un sacco di cose e poi facciamo vedere tutto quanto nel menù. Si può mangiare? Sì, mangio. No, non dartevi. Allora, noi siamo appena arrivati a casa di Davide. Sono le 2 di notte. Praticamente siamo andati a cena al sushi. Parliamo piano perché dormono tutti. E siamo usciti con i nostri amici e ora sono andata a casa, mi sono truccata e ora mi presterà la sua tuta enorme della frutta. Sì, perché per me è enorme, perché non mi sono portata niente, giusto? Giusto. Vuoi dire qualcosa? Sono stanchissimo. E poi buonanotte. Ok, sono tornata a casa, questo è il giorno dopo. Sinceramente pensavo che questo vlog sarebbe stato molto più interessante, però alla fine vi ho fatto leggermente vedere poche cose che ho fatto durante la giornata quando sono uscita. Poi non ho ripreso, però mi sembra di averlo detto in una clip che ho registrato ieri sera, che siamo appunto usciti con dei nostri amici. Siamo stati in un locale in zona, poi dal locale in zona siamo andati a Ponte Milvio verso tipo mezzanotte e mezza, perché di Roma ovviamente. E quindi grandi serate. Oggi penso di mettere a editare proprio questo video qui. Io spero vi sia piaciuto il video. Vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok. Mi chiamo così. E niente, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video.